Sapete cosa sono questi puntini rossi sparsi per il mondo? No, non è stato mio nipote che si diverte a scarabocchiare il pianeta, ma gli incendi attuali che ci sono ogni giorno nella nostra amata Terra. E ogni anno, in estate, stranamente, compaiono. Certo, c'è caldo, è normale. No, che caldo. Non è questo. L'afa e lo scirocco sicuramente non aiutano. Ci sono sicuramente incendi che vengono provocati dai fulmini che cadono sugli alberi. E lì, amen. Ma lo sapete che gran parte degli incendi vengono provocati dall'uomo? E io me la tiro fuori però. Ma non dalla categoria uomo. Ma da chi appicca incendi volontariamente, perché è un piromane. O da chi butta rifiuti per terra tipo la carta, che poi si accumulano. Passano giù bello spicchio e gli butta la sigaretta. Chi lascia materiale infiammabile in natura, perché smaltirla nei giusti posti cui si assai. Chi fa i barbecue all'aperto e non spegne bene la carbonella, perché è troppo inchiumato di vino da non capire. In Europa quest'anno gli incendi hanno distrutto già 515.000 ettari di foreste, campi. Quindi se un ettaro equivale a 10.000 metri quadrati e un campo di calcio a 7.000 metri quadrati, 515.000 ettari, mica immaginatevi, infinite proprio campi di calcio. Non si era mai registrato un dato simile dal 2006. I paesi più colpiti sono Spagna, Portogallo e Francia. Ah, è l'Italia. Ah, perché ti pareva che questa volta ce la scapolavamo? No, noi siamo sempre lì. Sempre i record negativi, i primi. Dobbiamo sempre vincere questa cosa. Soprattutto nel provocarli, tipo in Sicilia, avete visto a Pantelleria? Che buona parte dell'isola è andata a fuoco. Fortunatamente grazie all'aiuto dei pompieri, dei carabinieri, dei forestali, degli abitanti del luogo, eccetera, eccetera, sono riusciti a spegnerlo. Complimenti. Adesso ci sono delle indagini in corso per capire se l'incendio è doloso o colposo. Doloso significa che delle persone... Persone. Vabbè, animali. No, animali no, perché gli animali non incenderebbero mai la foresta. Vabbè, chiamiamole scafazzate. Che degli, quindi più di uno di questi scafazzati, abbiano volontariamente appiccato l'incendio. Dove, fortunatamente, non è rimasto ferito nessuno. E qui vi sbagliate. I poveri animali che ci vanno di mezzo. La natura che è linfa vitale per noi. Mi sa che moltissime cose ci sono andate di mezzo. E oltre ai danni all'ambiente come fauna e flora, ogni anno vengono distrutte un sacco di case che sono simbolo di sacrificio che ha fatto quella persona per comperarsela. E in più ci vanno in mezzo anche le nostre tasche. Anche le tasche tue. Di te che appicchi il fuoco, di te che butti la sigaretta dal finestrino. Mezzo miliardi di euro l'anno che potremmo investirle in tantissime cose, tipo esiliarvi al Polo Nord così vediamo se potete dare fuoco al ghiaccio. E poi ne paghiamo le conseguenze noi persone per bene, che fortunatamente siamo molto più di loro. Esistono siti come Tridom che ci permettono di acquistare alberi per ricostruire le foreste che in questi anni sono andate distrutte. E se pensate che io stia facendo la marchetta vi sbagliate. Non è così, lo sto facendo di mia spontanea volontà, perché aiutare è gratis, fare i bastardi ci costa parecchio. Piantatela.